Un saluto a tutti gli editori di TecnoYouth. Oggi ci troviamo in compagnia di Pro Evolution Soccer 2014 e all'interno di questo video vi mostreremo il gameplay. Questa è la versione PC, ricordiamo, e vediamo che passo è stato fatto in avanti e quali passi erano invece effettuato Konami nella realizzazione di questo gioco. Si annunciava che doveva essere presente il cosiddetto Fox Engine per quanto riguarda questa nuova versione 2014, vediamo se è stata mantenuta la promessa. Ci troviamo nel menu dove qui già è stata selezionata ovviamente la squadra preferita, abbiamo scelto il Manchester United e il menu si adatterà di conseguenza a quello che vogliamo. Proviamo a fare una partita di esibizione, scegliamo subito le squadre che vogliamo, scegliamo Manchester contro un'altra squadra. Iniziamo subito senza badare alle formazioni perché più o meno è rimasto simile lo stile di gioco. Aspettiamo che attenda il caricamento, vediamo fin da subito qualche rallentamento. Ricordiamo che questo qui è semplicemente un porting dalla Xbox 360, non si tratta di un'edizione realizzata unicamente per Xbox. Già notiamo qualche miglioramento grafico, soprattutto anche nella realizzazione degli spogliatoi, così anche nei giocatori, il dettaglio è sempre stato molto alto. Infatti possiamo riconoscere i migliori, anche sono davvero molto realistici. Viene presentato lo stadio, c'è ancora qualche rallentamento, speriamo venga curato il tutto attraverso delle patch. Vediamo il Manchester attraverso la sua ultima maglia e la squadra avversaria. Notiamo anche la solita mancanza di licenze per quanto riguarda alcune squadre, infatti dobbiamo dire la gran parte sono presenti, ma le squadre minori ovviamente le acquistate FIFA 2014. Oltre a presentare quindi questa breve introduzione, saltiamo, diamo inizio alla partita. Vediamo questa telecamera predefinita, proviamo qualche azione. Vediamo davvero molto più realistico quello deve essere lo stile di gioco. Proviamo a non subire gol. Vedete com'è molto più realistica scivolata anche il movimento dei giocatori. Sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro riguardo questo. Vediamo di ricominciare col piede giusto. Passiamo subito il pallone, ma ce lo rubano. Continuiamo l'azione, vediamo. È davvero molto più realistico, ma cambi netti per quanto riguarda la grafica non ce ne sono stati, sempre una versione evoluta sicuramente perché FIFA nell'ultima versione ha avuto la meglio sicuramente per quanto riguarda le vendite, ma anche Pro Evolution ancora riesce a dire la propria. Infatti vediamo come è molto ben realizzato, soprattutto il gioco di palla, con la palla a terra i giocatori riescono a dare il meglio di sé, vediamo. Abbiamo subito gol. Anche i dettagli della realizzazione e risultanze è davvero molto ben fatta, ma risulta troppo spoglio quello che deve essere la realizzazione invece dei giocatori e del campo. Anche per quanto riguarda il replay è rimasto intatto, modalità identica. Vediamo il dettaglio di qualche giocatore. Vediamo Bale, per esempio, ancora non è stato aggiornato, adesso è stato spostato a Real Madrid. Mentre vediamo per esempio questo Rooney è identico, possiamo approfittare di questa cosa, ma vediamo il basso dettaglio che viene utilizzato invece per le capigliature, infatti c'è qualche problema invece per quanto riguarda il volto è identico, ma speriamo che tutto venga sistemato nel giro di poco tempo. Per ora è tutto, vi salutiamo al prossimo gameplay, ciao!